Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, altro nuovo video vlog, questa volta un video vlog dove faccio letto, chiacchieriamo un po' insieme, ok? Nulla, ti auguro una buona visione e vi auguro soprattutto di vivere bene al meglio questa, come dire, aiuto, non so come spiegarmi, insomma, di vivere al meglio questa giornata, di questa serata, anzi, che state guardando il mio video, niente. No, è un buon augurio che possiate, insomma, non solo oggi, ma in tutti i giorni, vivere al meglio le vostre cose. E niente, a presto e godiamoci, perché no, il video dove io faccio il letto, ma anche dove mi organizzo le mie cose. A dopo. E niente, alla fine stavo registrando il video vlog, poi mi ha intertagliato mia nonna, mi ha un po' bloccato mia nonna, però vabbè, dettagli. E niente, finalmente sto riuscendo a registrare un nuovo video vlog, come quello di stamattina. E vabbè, questi sopracciglia non li posso proprio vedere, però vabbè, siamo tra amiche e amici di YouTube, quindi chi se ne frega. Tanto domani devo ripristinare tutta questa parte delle sopracciglia più il viso, non è possibile stare così, veramente no, no. Quindi domani mi vedete risplendere, nuova, mi dovete rivedere, come si dice, mi vedrete di nuovo sbocciare domani, perché avrò le unghiette fatte, non so quante volte lo dirò, però avrò le unghiette fatte, avrò anche il viso già fatto e tutto quanto depilato. E poi, perché no, anche il naso mi devo depilare qua sotto, qui dentro, perché sì ragazze, vedete qua, questa parte qui, non sono peli normali, cioè peli chissà che, sono peli ormonali questi qua, vedete? Non è barba questa è tutto pelo ormonale, non so cosa si possa percepire. Però è quello che vedete voi, anche da questa parte, stessa identica cosa. Già, sì, non mi sono lavata i denti, ragazzi, stavo mangiando, ragazze. Ho fatto merenda nel frattempo che stavo facendo il letto. E vabbè, può capitare. Perché voi non fate merenda, forse? Aspettate che vi giro un po', ok? Così notate anche che ho fatto il letto, vabbè. Ok. No, non voglio farvi cadere, quindi voglio evitare. Nel frattempo vedete da questa parte qui mio padre, quando era piccolino. E di su invece da questa parte qui è mia madre, questa qua, sì. Questa invece in mezzo sono io, quando ero piccola, questa al mare. Questa in pigiama qui da questa parte sono io. Mentre questa parte qui sono io in braccio a mia madre. Questa qui invece da questa parte sono io in braccio a mio padre. Questa qua mia madre col triciclo. Cioè col triciclo, sì, con la bici. Questa sono io al mio compleanno. E può bastare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se non erro 7 foto, sì, mi sa di sì. Belle queste foto, mi piacciono da morire. Ciao. E niente, appena posso, comunque vi prometto che se riesco vi faccio qualche foto, sì, ciao, qualche video su tipo ASMR, che sono molto 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 belli. Sono belli e fanno tanta compagnia, penso io, i video ASMR. E a me fanno tanto, tanto, tanto impazzire. I video ASMR non lo guardo sempre, perché se no mi dormo. Mi addormento, non dormo, non si dice. Si dice...
No, non ho detto la stessa cosa, che cacchio dici? No. Che cosa dici? È nulla. Allora, stavolta ho messo le lunette, ovvero la ring light, quindi si dovrebbe per forza capire che... Ho messo la ring light, si poteva anche notare che ho visto la ring light. Quindi niente. E niente, se sentite la televisione, i rumori strani, stanno parlando di ragazzi e ragazze, insomma, stanno parlando di una ragazza, non so, o altri, adesso non voglio stare qui a dilungarmi troppo, ma di persone che sono state minacciate o minacciati, non lo so. Vabbè, a Rai 1 in diretta, sono in una diretta, non devo stare lì a parlare di cose, di come. Questo canale sarà bello, ma però... Preferisco parlare di cose frivole, non di cose troppo pesanti, raga. Fidatevi. Oddio, che brutto questa cosa che si vede qua, questo nero. Se mi starete chiedendo quando pubblico il video che cos'è questa cosa che ho qui, è la stessa cosa che ho qui sarebbe, cioè i peli ormonali del mento. Questo non è peli ormonali, però. Sto provando Eucerin che non mi sta facendo una mazza. Più provo, più non mi fa nulla. Comunque questa è una roba del baffetto, sono baffi. Quando non ce li ho non si vedono, ovvio, perché se faccio la ceretta non si vedono. Non a tutti succede sta roba di avere questo pelo che si vede, bruttissimo. Però da me, ovviamente, chissà per quale motivo, vedete? Faccio così, anche qua, vabbè. Faccio così. E si vede, non è bello da vedere, dai. Adesso avrò... Un sacco di critiche mi attirerò per questo baffo, ma me ne frega, sai, pazienza, sono brutta, antipatica e strunz, ma non me ne può fregare meno. Mi pigliate per quella che sono. Lo so, non posso piacere a tutti e non pretendo di piacere a tutte, ragazze mie. E non mi interessa piacere a tutte. Io faccio video perché lo voglio fare per me. È vero, mi lamento delle visual e degli iscritti. Ma raga, che ci posso fare se non arrivano? Mi devo impegnare, devo fare un culo grosso per poter avere gli iscritti che voglio e che vorrei anche, perché più vorrei che voglio. Perché voglio esiste solo nella corte re, come si dice. Quindi vorrei, na 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 na, vorrei. Vorrei... Stop. Per me è troppo bello questa musichetta di... Non dico chi, perché sennò bannano il video. Però è la verità. Casomai questo pezzo ve lo... Non tagliuzzo. Come si dice? Aiuto. Velocizzo, perché sennò... Se mi bannano il video, sono cazzi. Eh sì, ragazzi, scusate, ho detto una parolaccia. Ma ci sta. Quindi evito di mettere musiche che non sono adatte, consone al mio canale. Cioè, non che non sono consone, che non posso mettere, non posso cantare musiche che, siccome io non sono una cantante, non mi interessa neanche. All'epoca forse avrei voluto essere una cantante, ma quelle sono strade lontane da me, quindi lasciamo stare, che è meglio. E quindi no. Preferisco più ambientarmi in questo mondo beauty che non sarò mai una youtuber famosa e neanche mi interessa esserlo, però ognuno ha i suoi sogni nel cassetto e chissà che quei sogni non sboccino prima o poi, non maturino e diventano qualcosa di più. Però non pretendo di essere chissà chi su YouTube o in altre piattaforme come Instagram, Twitter o TikTok. Già. E nulla, scusate se ho fatto quell'accento un po' simil americano, ma io sono italo-americana, come voi sapete, origine sarde, barra siciliane e napoletane, ma non solo, più sono italo-americana che altro, però sono anche tanto 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 sarda e questo
Non lo so perché, ma qualcosa mi dice che, essendo molto sarda, mi si sente molto l'accento, ma io ne dubito perché, non lo so perché ne dubito, sarà perché sentendo parlare molto mia madre in inglese, quando ero piccola, perché mo purtroppo mia madre, per mia sfortuna, non c'è più perché avrei voluto sapere tante cose da lei, a mio dispiacere non c'è più, quindi avrei voluto dire mamma, se fossi stata qui, avremmo fatto tante cose assieme, carità di Dio, vabbè. E vabbè, guarda da dietro nel senso che ce l'ho, lei ce l'ho nel cuore, come mi guarda da su, ed è come un angioletto per me, ce la penso come un angioletto, ma ce l'ho nel cuore. Scusate se intanto mi sentite con questa voce così, ma quando parla mia madre mi emoziono, perché è una parte di me, lei mia nonna mi ha cresciuto, mi ha educata, mi ha tutto, però mia madre, tante volte non ce la posso fare. Però perdonatemi ragazze, scusatemi lo sfogo, ma ci sta, quando non ce la faccio, non ce la faccio. Non piango, perché ho già versato troppe lacrime, e su YouTube non è la sede giusta per piangere. Già, così è. Aspettate un secondo, che voglio mettere un po' telefono bello dritto. No, neanche, boh, vabbè. Lo vedo storto, io non so perché lo vedo storto. Aspettate un secondo. Lo vedo in continuazione storto. Sono io che lo vedo storto? O è storto proprio? Sì. No, è storto il cavalletto. Boh, vabbè. E nulla. Quindi, che dirvi ragazze e ragazzi soprattutto? Perché io dico sempre, ho il vizio di dire ragazze e mai ragazzi. Invece so che ci sono l'ascolto ragazzi anche. Perché anche gli uomini oramai, anche gli uomini si truccano, si guardano i video, o fanno i video, o beauty, o game player, o game and beauty, o come si dice, non lo so. Ce ne sono di ragazze che fanno video su YouTube di ogni genere, game player, beauty? Come si chiama? Game beauty? Boh, vabbè, quella roba là. Non è veramente il termine specifico dei game. Vabbè, già mi avete capito cosa voglio dire, è inutile che sto lì a parlarvi, tanto lo sapete che io ogni volta un intertaglio e niente. Quindi ragazzi miei, dopo questo video ce ne sarà un altro, ovviamente un po' più piccolino perché ho poca roba e poco alla poca mi presento. Allora, cosa dirvi di bello? Che comunque ieri sono andata a letto, che stavo guardando che cosa? Non mi ricordo più. Mi pare sulla Rai Premium, non vorrei dire una stupidata. No, ho sbagliato, non era Rai Premium. Ballando con le stelle su Rai 1. Stavo ballando, sballando. Che sto dicendo? No, Rai 1 ballando con le stelle, si sta guardando, non ballando, guardando, sta guardando, ballando con le stelle e c'era tante attrici, poi ovviamente c'era come si dice, Gabriel Garco, che mia nonna diceva molto bello e affascinante, è vero, è bello, è affascinante, non voglio togliere il merito di nulla, però posso dire la verità, fan di Gabriel Garco? A me piace, ma non mi fa impazzire come all'epoca, quando era così bello e via discorrendo. Ovvero, se ci pensate bene, anche se è rifatto, ma non penso che sia rifatto perché ho i miei dubbi che sia rifatto. Poi ognuno può dire sì, è rifatto qui e colà, ma secondo me deve essere un po' abbruttito così, di natura. Poi non saprei, perché per me si è abbruttito parecchio. O vedo io male. Anche solo gli occhiali, dovrei cambiare occhiali. Vabbè, ditemelo, postate commenti sempre però con educazione. Se no, fate pure le maleducate, io non lo so. Non parlo dei miei iscritti. Gli iscritti che verranno a insultarmi o così via. Però ci può stare. Io non cancello i commenti, né brutti né belli che siano, perché devo anche io imparare, come quando ero piccolina all'inizio del mio canale, a saper
accettare brutti e cattivi commenti. All'inizio ero un po' stupida, ingenua, non capivo che dovevo, non dovevo cancellare i commenti. Invece adesso, se qualcuno mi dice: "Ah, tu hai cancellato i commenti", non cancello i commenti più adesso, non faccio così. Se ce n'è uno che mi minaccia, allora so che provvedimenti prendere. Però non mi sta minacciando nessuno, quindi non vedo perché dovrei cancellare i commenti o prendere provvedimenti. Però, comunque, riallacciandomi al discorso di Gabriel Garco, non mi pare che sia così, come dire, così, non è bello, ma non è così brutto. Cioè, ognuno ha la sua bellezza, ognuno ha la sua opinione, come si suol dire, però non mi fa impazzire più come quando era all'inizio, che era tutto un belloccio di quelli bonazzi allucinanti. No, non vabbè, ammetto, anche qua, anche adesso mi piace un po', ma non tanto. Boh, non saprei. Sono un po'. Sarò logorroica, ripeto la stessa cosa, ma non mi dà quella spinta in più di piacermi a dire: "Ah, quanto è bello, quanto è buono". No, non me la dà più. Non lo so perché. Che cacchio ne so, boh, non vi so di. Sarò io che sono fissata con altri ragazzi di oggi, però non è più l'uomo il ragazzino di un'epoca fa, boh, di un tempo fa, non lo so, non lo so perché. E comunque, se volete linciarmi, fate pure, ma ci sono modi e modi di linciare. Però sappiate che se volete darmi un consiglio inerente a come fare opinioni, a dare opinioni, lo so, devo stare attenta a come parlo. Non mi pare che abbia detto lei male, però se mi sbaglio su qualcosina, datemi un accenno, fatemi sapere qua sotto i commenti, che io vi rispondo appena a tempo debito, appena posso. E nulla. Quindi, ragazze, io non ho nulla da dire, da ribadire. A parte quello ballando con le stelle, stavo guardando. Poi, che ne so, ho dovuto, che ne so, prendere della camomilla perché sennò buonanotte non dormo. Questa è la mia cover, l'ho tolta perché sennò la cavalletto non entra. O se entra, entra male e poi mi rompe anche l'accessorio per attaccare alla ring light. Quindi l'ho dovuta per forza togliere, sia per registrare davanti che di dietro, nel posteriore. Comunque, a parte questo, ho preso una bella camomillozza. Me l'ho bevuta tutta e ovviamente poi mi lavate i denti, ho fatto tutta la mia skin care, quella quotidiana, serale, ma anche la mattutina, perché quando non mi trucco o faccio altre cose, mi faccio la mascherina di bellezza, beauty, ovvero sì, beauty, bellezza, stessa cosa, maschera viso, oppure faccio un bel impacco alle labbra, quello che è, fuorisciacquo il tutto, mi faccio un bel burro cacao, una bella dose di burro cacao. Che tra l'altro, come pure cosa c'ho adesso qua, che non mi ricordo più. Non mi ricordo più che cavolo di burro cavolo qua. No, dovrebbe essere. No, non è qui. Aspettate, ragazze, che vi faccio vedere. Ah, ecco qua, l'ho trovato uno. Uno è questo di burro cacao. Questo qua, beh, burro cacao della Maybelline. Poi rispondo alla mia amica perché da prima che ci avevamo sentito, l'avevano chiamata. Sì, dopo arrivo, Stefi. E niente, Maybelline, vabbè, questo qua mi sta piacendo un botto. E niente, ed è troppo buono, mi sta piacendo davvero tanto. Sa di menta, perché sa di menta. E questo l'ho preso anni e anni fa, già da quando avevo 1000 iscritti prima di cancellare quel benedetto canale che avevo prima. Vabbè, che all'epoca mi chiamavo, ma mi chiamo tuttora così, però ho cambiato nome d'arte. Mi chiamo Melanie Official Channel Makeup 88 adesso. Prima era un altro nome che già lo sapete tutti qual è. Chi non lo sa lo vado a cercare in altri canali che ho, però sono sempre quello. Ho messo il canale pubblico del canale che vorrei fare, un altro canale dove farò cucina o vlog. Voi direte: "Quanti cavoli di canali hai?" Ne ho, ragazze, se mi voglio
allargare di più con YouTube, cerco di fare altri video con altri canali, però per il momento mi astengo con questo. Ci tengo a essere più presente con questo. Già su YouTube è difficile crescere con questo canale che con altri. Se mi metto a fare altre cose, buonanotte, non esco più. Non è il caso. E non è il caso, no. Quindi per il momento mi fisso con questo, poi un altro. E poi ovviamente farò tutta TikTok, Instagram, Twitter. E poi niente, ragazzi, poi ci sarà quel che sarà. Come suol dire, una canzone di altri cantanti. Oggi ce l'ho con le canzoni, oggi sono tutta canzoniera. Tutta canzoniera. Cioè, e niente, ragazze. Questo era tutto. Cos'altro vi ho raccontato? Niente. I prossimi video non so come saranno, ma penso che saranno di make-up un po' velocizzati perché non voglio farvi annoiare. Se non saranno video prima parlati e poi velocizzati, non lo so, vediamo. Sì, parlate della stessa cosa. Prima vi spiego cosa metterò come trucco e poi che trucco indosserò. Cioè la palette, che ne so, un prodotto tipo le burro, cacao, rossettino, mascara, quel che è. E poi ovviamente velocizzo le parti, i vari passaggi, perché ho capito che se no vi annoio. A me da annoiare non mi va tanto, a me che aia, che dolore. Sì, perché c'è un dente qua che mi sta facendo male. Comunque vi dicevo, a meno che non voglia fare proprio un vero e proprio get ready with me, io mi preparo con voi mentre parlo ore e ore con voi, allora lo potrei anche fare, ma lì ci vuole anche lì di avere argomenti, e io argomenti ne ho pochi o per niente, quindi vediamo. Ci penserò su, vi farò sapere se farò video ASMR Get Ready With Me o video ASMR e basta. Parlando di chicchiericcio. Già. Ma io penso di fare più video Get Ready With Me. E poi quelli velocizzati li farò dopo, in altro momento. Bene. Un bacio ragazze e noi ci si vede appunto quando a un prossimo video. Ciao ragazzi, mettete un bel like, ragazzi, e commentate qua sotto, fatelo più con garbo, non siate troppo, come dire, abbiate modi e modi di ragionare con me, perché lo so che lo siete, che ce la fate a ragionare, ok? Perché vedo molti commenti in altre persone che sono tutti mielati, tutti dolciumini con me, con gli altri ragazzi, con le altre ragazze, da me. Non lo so, boh, penso di sì, dov'è? I commenti ne parlerò a tempo debito per i commenti. No, per carità, sì, i commenti sono belli, però da altre ho visto che sono un po' mielosi, chissà come mai. Boh, mistero. Va bene, dai, vi lascio andare a un altro video, perché qua non vi spoilerò niente, ma cioè non vi anticipo niente, perché non lo sa cosa vuol dire spoilero. O come si dice comunque, anticipare, ma io penso che lo sappiate tutti. Per chi non lo sa, che guarda un bambino, una ragazza, un ragazzino, e la mamma non sa cosa vuol dire spoilerare, ma credo di sì, perché oramai ci sono tutti abituati a sapere il linguaggio dei giovincelli di oggi, ovviamente. Quindi vuol dire anticipare, sappiatelo. E niente, adesso è tutto. Dopo vi farò vedere il video dei prodotti beauty terminati. Ciao, a dopo, like, commento e vabbè, non vi dico di iscrivervi, se volete lo fate spontaneamente, se no, buona lì. Ciao.